Andiamo a fare la terza partita, anche perché siamo settimi in campionato e ho voglia di fare altri tre punti. Giochiamo contro il Mainz e giochiamo in casa. Giochiamo con i titolari, con Angel Gomez pronto ad entrare a cambiare la partita come ha fatto, come sta facendo, come ormai abbiamo capito che farà sempre. E adesso però voglio i gol di Harry Kane anche senza Angel Gomez, pronto ad innescarlo, perché se no mi viene da dire che non è forte il centravanti, sono forti quelli che gli giocano dietro e mi viene difficile pensare che Sadio Mané non sia un giocatore in grado di fare la differenza in questo Borussia. Weigl, Milinkovic, Savic, largo così, da Toyan. Attenzione perché parte Sadio, proviamo a dargli la bellissima palla, adesso può andare a fare quello che vuoi. Ancora Sadio, la mette per Götze, che può incrociare il tiro! Spero calcio d'angolo, perché ce lo saremmo meritati, invece neanche quello. La mettono e noi dobbiamo proteggerla e lo facciamo molto bene. Mané, ancora, vuole uscire. Eccolo qua, Harry Kane che prova ad appoggiarsi, forse troppo velocemente, infatti perde palla e regala una nuova opportunità al Mainz, che vuole andare ad attaccare, ma si sbaglia. Weigl, largo così, da Sadio Mané. Ancora Mané, dentro, per Super Mario Götze. Allarghiamolo questo gioco. C'è Toyan che vuole salire e c'è anche Harry Kane che la viene a prendere, proprio qua, dove non ci aspettiamo mai di vederlo. Harry Kane però non è l'uomo giusto per andare all'uno contro uno. Durm, che era nostro e se n'è andato a parametro zero, proprio al Mainz, poteva rimanere con noi, dato che ci serve un difensore, invece no, ha deciso di scappare, ma noi abbiamo Masiello che è arrivato a parametro zero, quindi cosa vuoi? Bartra, sbaglia tutto, ma poi c'è Toyan che ci mette una pezza, Weigl, riusciamo a uscire, Sané, e Basse viene a prendere il pallone, verticalizzazione a cercare Harry Kane, benissimo, Mario Götze vede Sadio e prova a dargliela, larga, eccolo qua, Sadio, ancora lui, Sadio vuole entrare, vuole puntare, Sadio all'indietro per Super Mario, ancora noi, ancora Götze in possesso della palla, ancora Sadio, fuori da Milinkovic perché non c'è più possibilità, non c'è più spazio, dobbiamo uscire e cercare di aprire le loro maglie, ancora noi con Götze, c'è, c'era la possibilità di fare gol, c'era. Sané, verticalizzazione, ancora Harry Kane che vuole andare dentro per Götze, bellissima imbucata, Götze può andare, Götze col pallonetto e mette dentro il gol dell'1-0 con l'assist ancora di Harry Kane e segna Super Mario Götze, un gol da fenomeno. Che bel gol, non dico che è il più bello perché penso che il gol più bello per Götze in assoluto sia quello dei mondiali di 4 anni fa dove la Germania è diventata campione del mondo proprio col suo gol, ma guardate che bello, entra in area e mette a sedere il portiere, non c'è la possibilità di pararlo, è tutta testa, tutto ingegno, tutta tecnica, guardate come la alza, è perfetto, il pallonettino, il cucchiaio, il mini cucchiaio alla Francesco Totti per l'1-0 sul Mainz del Borussia Dortmund. Sì Sadio, prosegui la corsa, dai che ci arrivi, sarà calcio d'angolo. Sané sull'esterno, sempre largo e sempre da solo. Kane, ancora, la dà benissimo a Sané, che può entrare, l'uomo più avanzato di tutti gli avversari, anche ancora Sané, uguale, uguale spiccicato al primo gol che ha fatto in campionato, quello del nostro 1-0, quella della nostra prima vittoria, trova il 2-0, da fenomeno, una discesa strepitosa e strabiliante, di pura velocità, di pura tecnica, e... veramente da campione anche questo. Abbiamo dei giovani fenomeni, ragazzi, che bello. Ha anticipato il portiere che non ci può arrivare per il gol del 2-0, il secondo gol in Bundesliga per l'eroe Sané, che è sempre più determinante, sempre più decisivo. La recupera Milinkovic e poi la recupera e la dà dentro così a Harry Kane, l'ha recuperata due volte come l'ho detto, ancora Mané, forse ce la fa, ma che brutto tiro è, la va a riprendere anche il Gomez che la tiene viva. Possiamo riprovarci, ancora Angel Gomez con una serie di finte, la vuole crossare all'indietro, è bellissima per Super Mario Götze, la palla che la recuperiamo noi, ancora Daoud, veramente sto facendo una fatica ad esprimermi che la metà basta, Harry Kane, aspetta un compagno, c'è Weigl largo, e poi ancora Angel Gomez che veramente ha tenuto questa palla viva e ci sta regalando questa azione che sarebbe morta dopo il tiro di Sadio Mané, ancora Angel Gomez la mette sul secondo palo, Sadio, Angel Gomez. Bellissima palla, così, per Milinkovic-Savic, ancora Milinkovic, una serie di finte, con la suola, e poi scarica addosso al portiere. Sadio, ancora la verticalizzazione, e poi largo per Angel Gomez. Angel, fa andare in sovrapposizione anche Tagliafico, c'è spazio per tutti in questo finale di partita, ancora Tagliafico che la tiene buona, e poi cade. Angel Gomez la recupera, e serve Milinkovic-Savic, che può andare, non c'è nessuno che taglia dall'altra parte. Allora Milinkovic si ferma, aspetta l'arrivo di Sadio Mané, eccolo qua, puntuale, Sadio incrocia il portiere. Ancora una volta finisce qua ragazzi, abbiamo vinto anche questa partita e sono contento, però
però mi manca sempre il gol di Harry Kane. Io se finisco la partita e non ha segnato Harry Kane, nonostante il 9.4, nonostante l'assist o i due assist che ha fatto, non sono contento perché voglio fargli fare almeno 20 gol. Certo che vado sempre a cercare il pelo nell'uovo, perché sono soddisfatto in realtà della vittoria, di non aver preso gol, dei 3 punti che ci portiamo a casa, che ci rilanciano in classifica. Andiamo a vedere come siamo messi, no, perché in questo momento c'è la Champions, andiamo a giocare contro lo Shakhtar di Donetsk. Voi non ve ne sarete neanche accorti, però dall'ultimo episodio della carriera allenatore ad oggi, quindi quando ho registrato, sono passati giorni, settimane, veramente quasi un mese. Ho avuto un po' di confusione e quindi ho dovuto fare così, ma comunque voi non è cambiato tantissimo in realtà. Fatto sta che adesso andiamo a giocare la prima partita con la maglia ufficiale del Borussia Dortmund. Guardate che bella, il giallo però non è proprio il mio colore, C'è la Champions League da affrontare, abbiamo vinto la prima partita contro l'Ajax con una super prestazione di Angel Gomez, il nostro... No, infortunio allenamento. No, chi è che si è fatto male? Cioè, abbiamo appena ricominciato, chi è che si è fatto male? Milinkovic-Savic, 3 mesi fuori! Me lo dicono così? Me lo dicono così? Bentornato Luca! Bene, hai fatto bene a prenderti la pausa, così si rompe per 3 mesi Milinkovic-Savic. 3 mesi, sono lunghi! Per fortuna che c'è Dahoud e dobbiamo cercare un nuovo giocatore che andrà a sostituire in panchina. Andiamo a giocare allora questa partita con lo Shakhtar, con Harry Kane pronto a fare gol. Speriamo solo in queste partite di Champions perché ha già un pelino rotto. Sì, mi riferisco proprio alla Juventus, sì. Grandissima formazione, con Mané un pochino stanco. Mi avete detto di invertirli Sané e Mané e quindi li proviamo invertiti. Tanto c'è Angel Gomez che è pronto a diventare il più forte di tutti. Germania contro Ucraina con il nostro Sadio pronto a buttarla dentro o a farla buttare dentro a tutti gli altri giocatori. La recupera subito il capitano, così, e poi la dà indietro a Weigl. Dentro per Mario Götze, largo per Toyan che sta crescendo. Vuole dirla sua anche lui in questo Borussia Dortmund. Dahoud vuole andare per via centrale da Weigl, si smarca Götze, chiede l'1-2. Eccolo qui accontentato, è in area ancora Super Mario, prova il tiro! Quasi autogol, dopo 4 minuti, subito pericolosi, subito in pressing, con Super Mario Götze che fa un numero e poi tira benissimo. La palla poteva finire un centimetro più indietro, c'era il capitano pronto a buttarla dentro. Eroe Sané, ancora Guerreiro, che vuole crossarla, benissimo così, oddio, quasi una mezza rovesciata, ancora di Mario Götze, super ispirato, con l'infortunio di Milinkovic-Savic sarà lui assolutamente il titolare, come era diventato comunque nelle ultime partite. Weigl, dentro così, per Harry Kane, si vuole girare un fazzoletto, Harry Kane! Super parata e c'era quasi un calcio di rigore, mi è tremato il joystick, ma super Borussia, la palla però non vuole entrare, si gira in un fazzoletto, poi tira di mancino e il portiere è costretto alla parata, calcio d'angolo. Sadio chiama vicini i suoi compagni, ancora Super Mario Götze, non c'è una gran luce in realtà, e devo dirlo, però noi la proviamo a crossare sul secondo palo, proviamo a rimetterla in mezzo. Ok, vai Harry, fai sportellate, vai in area, prendi posizione e poi appoggiati a Super Mario che prova il tiro. La palla che è ancora qua e dobbiamo pressarli per andarla a riprendere senza il fallo possibilmente. Eroe Sané, ancora lui, serie di finte, vuole andare, allarga tutto, c'è Guerreiro che la viene a prendere e poi c'è il cambio di posizione dei due esterni. Harry Kane, prova a fare la sponda, la palla arriva da Hood, chiamiamo in causa Toyan, tutti gli esterni, tutti i giocatori che partecipano alla manovra. Ancora dentro, dal capitano, da Harry Kane che può manovrare, può provare andare al tiro, si gira al limite dell'area, ancora Harry Kane, chiede l'1-2, vuol far girare il pallone, troppo. Sané, in possesso la palla, la verticalizzazione, Mario Götze è l'uomo più avanzato, è il nostro falso 9, e poi prova ad andare dentro ancora dall'eroe Sané, la mette giù, benissimo lo stop, e poi con il tacco a cercare Götze, vuole andare sul secondo palo, per Sadio in volo d'angelo, era bellissima come azione. Dentro così, Harry Kane si appoggia, fa la sponda, devo giocare sempre e solo di sponda con Harry Kane, perché come mi avete detto, non è un giocatore dal mio stile di gioco, non è un attaccante di quelli soliti che manovro io, però se la faccio girare, la butta dentro! Harry Kane trova il gol del... Fuori gioco di Harry Kane, annullato tutto. Mi ero esaltato, troppo, ci credevo, l'avevo fatta girare molto bene ed ero convintissimo di averla buttata dentro correttamente, ma ci rifaremo, ancora Sané che vuole andare, allarga tutto, cambia il gioco, c'è Guerreiro, la mette giù, verticalizzazione, Mario Götze che sbaglia il passaggio. È arrivato il momento ragazzi, è arrivato il momento di giocarci la carta del giocatore più forte di tutti e facciamo il cambio più offensivo possibile. Mario Götze va a fare il centrocampista, Angel Gomez va dietro il fenomeno Harry Kane e adesso abbiamo le frecce sugli esterni, ne cambiamo una delle due però.
cambiamo l'eroe Sané, mettiamo dentro Munir. Non ci credo, la mettono dentro, poi la salviamo. Ancora noi, possiamo andare. Dai ragazzi, ce la dobbiamo fare. Dai Leroy, hai gli ultimi minuti e poi scendi. Quindi prova un affondo dei tuoi. Prendi la palla e scartali tutti. Vai sul fondo, taglia, taglia, taglia e portala. Ancora te, e poi largo per Sadio che ci può arrivare. Bellissima palla, la mette giù Sadio. Ancora Sadio, ancora Sadio. Entra in area, prova il tiro Sadio. Niente, neanche calcio d'angolo. Proprio tirato una banana lui. Non c'è quasi più tempo, mancano 10 minuti, ma Angel Gomez prende la palla, personalità di Angel Gomez, vuole andare, vuole puntarli tutti, vuole andare a creare la superiorità numerica necessaria per farci vincere questa partita. Ancora Angel Gomez, mette largo il suo compagno, lo serve, e toglie anche sta bloccata e non si sa perché. Ancora indietro Angel Gomez, vuole far girare questo pallone, ancora dentro così, ci arriviamo, è bellissima, tira Harry Kane, deviata, arriva sul portier. C'è tempo probabilmente per un'ultima azione costruita e ragionata. Ancora Sadio, dentro così, Harry Kane, va a cercare Angel Gomez, prende la palla e parla da dentro Mané, e poi tira Mané, e c'è il palo! Non ci credo! Ma dai, ma che sfortuna è! Angel Gomez ancora una volta aveva fatto l'assist decisivo, la stava risolvendo lui, come sempre, ma Sadio non è riuscito a trovare la rete, ha trovato il palo che l'ha bloccato al 90esimo. L'urlo di gioia ancora strozzato in gola e va a finire che ci rimettiamo noi 0-0. Una partita giocata alla perfezione sotto ogni punto di vista, offensivo e difensivo, e non siamo riusciti a trovare il gol con anche il palo che ci blocca i sogni di gloria. Non ricordo nessun tiro in porta dello Shakhtar, solo quello nel primo tempo che ha tirato alto. Chelsea ha vinto, l'Ajax ha perso, quindi noi andiamo a 4 punti, siamo secondi nel girone, ma questo non può essere abbastanza per noi.